Finalmente vi porto lo scenario B di Resident Evil 2 Remake. Dato che non posso portare l'8, portiamo il 2, dai. Comunque, ciao a tutti, sono Isaac e benvenuti sullo scenario B di Resident Evil 2. Questo video è stato registrato in live una settimana fa e perciò qualitativamente non è proprio il massimo, ma è successa una cosa assurda. Si è buggato il gioco. Non so come ci sia riuscito, ma a un certo punto si è buggato il gioco e il risultato è molto divertente. Prima di lasciarvi al video vi ricordo di iscrivervi e mettere mi piace perché mi farebbe molto piacere. E va bene, buona visione. Claire, vai. È la primissima volta che gioco al scenario B, eh? Sì, ci sono quasi. Mi conosci, Bulma! Ci vediamo alla centrale! Ma sprechi i colpi così! Oh! Schippiamo tutta la parte della città, direttamente dentro la centrale. Ottimo. Oh, qui c'è Brad. Brad, dove sei? Non c'è. Chi è? Sì, ma sono passati tipo 96 secoli. Cosa diamine hai fatto, Claire, mentre Leona era lì, va? Direttamente così. Ok, cosa c'è qua? Claire. Eccolo. Claire, devi andare. Ehi. Insieme. No. Cosa abbiamo qua dentro? Ah, sei dimagrito. Tipo un po' piatto, tipo 2D. No. Non dovrei. No, aspetta, wait. Perché ci danno un'altra arma? Mi alleno. Covid mi ha costretto a stare a casa. Oh, crap. Ui. Mani, salve. Sì, che schivata. Neanche Jill su Resident Evil 3. Voglio vedere una cosa. C'è già il tizio. C'è. No, dov'è finito il torso? Dov'è finita la parte sopra? Però un coltello mi serve. Chi? Dove? Quando? Che sta parlando? Stanno parlando le gambe. Ma è strano il scenario B, eh. È tutto aperto. Cosa, gioco? Ha avuto un ictus. Ma cosa succede? Perde l'illuminazione quando apro gli armadietti. C'è qualcuno? Davanti ai lavandini, così, davvero. Ma basta! Perché fa così? Ma scusi, porta. Come slitta? Ma non c'è nessuno. Non c'è veramente nessuno. Ma quante munizioni mi stanno dando? Hello? È tutto aperto e non c'è nessuno. Rotto il gomito perché non è tutto aperto. Ah, si apre anche la cosa. Non c'è bisogno di Marvin. Aiuto. C'è nessuno. Ma sì, urlalo quando è... Salve. È in fila, signore. Cosa mi racconta? Lo so, fila lunga. Si muore per l'attesa. Marvin! No! Dov'è finito Leon? Non dirmi che è già là dentro. Non dirmi che è già andato nel parcheggio perché non ti credo. Oddio, voglio vedere un attimo qua. Oh, di già. È là. Non credo faccia parte dei soccorsi. Da che cosa l'hai capito, Claire? Secondo me è il cappello. Mm-hmm. Passa. Sì. Cos'è? Sì. Sì. Ricordi. Oh. Aspetta, vuol dire che lo becco qua. Oh mio Dio, è come l'originale. Piano. Slitto, guarda. Basta. Claire, non aprire le porte nel modo sbagliato. Apri le... Sono io? No.
Ah, il gioco proprio che... Scusi, sto avendo difficoltà con le porte. Quindi, so, sono leggermente estraneo qui, ma... Scusate. Prima il passeggio, non se ne fregano. Stanzina, please, musichetta. Musichetta. Quanto è cattivo sto gioco. Scusi, porta. Sto sbagliando qualcosa io, vero? O è Claire tonta o lo sono io. Secondo me sbaglio qualcosa. Vedi, bisogna cliccare cerchio invece di X per... Tu sei già... Sei ancora viva? Aspetta, se io passo, non è che... Ma stai guardando... No, allora, mi servono quelle, posso? Posso, grazie, posso. Maledizione. Non mi fido di te, te mi fai la finta. Te mi fai la finta. Oh mio Dio. Basta. Ma era così rotto sto gioco. Scusi. Ok. Che cacate problemi hai? Oh, Claire? Claire? Mi spieghi come mai abitavi nel Far West? Ma sbaglio e è rotto il gioco. Il gioco è rotto, eh. Gioco! Dovrebbe essere morto! Ma... fatemi fare la prova del 9, aspetta. Fatemi fare la prova del 9. Scusi, signora. Grazie mille. Le ho usate con suo collega. No? È rotto! Lo chiamavano il meditatore. Scusi, passo, ok? Va bene. Ma cos'è? Allora, per fortuna non c'è un'intelligenza artificiale. Non si è caricata l'intelligenza artificiale per qualche motivo. È il gioco che si è rotto. Quando? Non lo so. Credo che sia rotto sta cosa qua dell'illuminazione. Credo di aver avviato una partita rotta. Se dicessi a qualche streamer, a qualche speedrunner, che cosa ho fatto per avere come amico questo zombie, mi pagherebbero oro, perché sapete fare una speedrun con il gioco in questo stato? Quanto facile dovrebbe essere? E comunque è rotto. È rotto il gioco, perché l'illuminazione si rompe ogni volta che prendiamo un oggetto. Gli zombie non esistono. Le porte lasciamo stare. Ma il punto è che non so dove si è rotto di preciso. Volete vedere un jumpscare? Scusi! Il panettone è stato... È stato il panettone a Capodanno. Dai che creiamo la prima persona volante del pianeta. Va. È un'opera d'arte. Facciamo finta di essere i migliori giocatori del mondo. Noi sappiamo evitare gli zombie, eh. Noi sappiamo evitare gli zombie. E le porte. Porca. Sei il migliore giocatore del mondo. Cosa legge lei? Sto... Riesce a leggere le... righe? Marvin! I tuoi cose non mi fanno niente, non mi fate niente, sei bravo. Oh, salve Marvin, come va? Come va? Ma Marvin, è una brutta ferita quella. Ma che cosa stai facendo, Marvin? Allora, no, no. So che, no, ci siamo appena conosciuti, allora. Con calma, ma no, cosa devo fare, Marvin? Please, dimmi. Marvin, no, allora. Non so se l'hai notato, ma ci sono un sacco di zombie in giro. Please, te che sei normale. È giusto. Chi è che trasforma un museo in una centrale di polizia? Sti pirla. Adesso il plot twist. Resident Evil 2, in realtà gli zombie sono buoni. È un villaggio di zombie questo. Ok, dobbiamo prendere i nomi. Oh no. No, David. David. Bastardo. Povero Elliot, che ha fatto Claire? Cosa ha fatto Elliot? Bastardo! Ma anche lui! Ma cosa? Ma Claire! Allora! Vediamo se ce l'ha anche con questi nomi. Please no, Claire, eh. M. Brutto stronzo!
Ah, questo serve per la cassaforte, ok. Ok, ok. Hey Ron. Hey Billy. Devi attivare la gravità. Stai aspettando? Voglio vedere che succede durante i boss. Perché è vero, non possono morire. Ehi, hey, salve. Ha freddo? Vlave, venga qua. Eh sì, gli zombie non possono morire, quindi mi sa che il primo boss mi blocco io, eh. Questa è l'anteprima degli Adi Alfred 3. Quindi non esistente, come il gioco. Vlave. Pensate un po' che con l'intelligenza artificiale fare sto pezzo mi ci sarebbe voluto più di un'ora. Ma è vero! Mi hanno morso! All'inizio del gioco mi hanno morso! Vuol dire che è successo qualcosa dopo quel morso lì. È perché ho sparato a Brad? Ehi, si svegli. Oh, dorme come un sasso, eh. Ce la faccio, ce la faccio. Oh, sì, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Sì, ma non c'è nessuno che mi può vedere. Quindi questa è una lore segreta. Tu sei uno zombie. Quando ti hanno morso mentali. Ah, è vero, è vero. È vero, mi hanno morso all'inizio del gioco. Sono diventato uno zombie, ma non lo so. È per questo che gli altri zombie non mi vogliono morto. Non di sembra affatto lo stile di Chris. E allora chi è stato? E sta a guardare lo stile. Cioè, Chris che scrive: siamo in Europa in vacanza. E lei: ma non sembra lo stile di Chris. Dio santo. Che tremo. Porca vacca. Ho capito che non voleva spaventarmi. Però magari si tolga il cappello che fa paura. Ok, va bene. Mi fa passare? Grazie. Grazie, va bene. Però è veramente creepy con quel cappello, eh. Ok, molto meglio, ciao. Però lei si prende la pioggia, entri dentro. Ma come puoi fare? Entri dentro che prende freddo. Poi si prende qualche virus. Eccola qua lei. È morta! È morta! Non ci credo! Guarda! Sembra che abbia visto un cane volare. Guarda, è morta! Tutto bene lei? Vado a controllare la signora che non si sente troppo bene. Vabbè. Ok. Claire, normale. Vabbè, tutto normale. No, è solo esploso un... Dio mio, quel suono mi ha fatto troppa paura. Yes. Ultima... ultima medaglia. Au, grazie gioco per avermi accecato. Strano. Chi è sta musica? Caspita è sta musica. Musica orribile, ma non c'è nessuno. Cosa? Ma... è stato lui. È lui. È lui che l'ha uccisa. Colto nel fatto. Sei veramente una persona cattiva. Non si fa. Povera persona. Ecco, ecco cos'è sto sguardo. Non ha visto un cane. Ha visto Mr. X. Te leggi. Sennò veramente ti uccide, eh. Spero veramente che William non sia buggato. William, dove sei? Please dimmi che non sei buggato. Grazie. Grazie. Ehi là. Ma è Sherry quella. Se dopo sta cutscene si sbugga il gioco. È bellissimo. Oh. Te lo dite. Oh. Scusami, non ti capisco. Oh. Adesso vedi in T-pose. Cosa? Oh no. Lui è dietro di te. Quanto è creepy. Chi? Quanto è creepy. Oh. Salve. Salve William. Oh wow. Non dirmi che è buggato anche lui. Non dirmi che è buggato anche lui. Cos'è, uno scherzo? Eh sì, sì. Non credo ci si possa discutere. Puoi ripeterlo, Claire? Non credo ci si possa discutere. Ma...
La sua testa rimbalza come se fosse una pallina, guarda. È arte, è una scultura di pistallone. Secondo te, 30.000 lire, falegname, è meglio? L'ha assolutamente fatto fuori. Sì, 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 sì. Certo, Claire. Eccolo, ora funziona. Sì! Molto più veloce rispetto alla prima volta. Lui lavorava con la mamma. Chissà chi è. Sì, dove? A prendere il latte. Oh. Beh, come va l'intelligenza artificiale, Sherry? Sicura, si esca di qua. Oh mio Dio, quegli occhi. Mamma mi ha portato qui l'altra volta. Ma già è vero. C'hanno l'intelligenza artificiale adesso. Adesso sono nella mer... No! Stavolta possono farmi fuori. Stavolta possono farmi fuori e qui inizia la parte creepy. Oh no, hanno mangiato i cani! Ma poveri cani, qua quanto erano belli! Ok, obitorio. E là! Non vorrei fare lo stesso test di prima. Ma tipo... Oh no! Stro. È andato. Ciao. Ehi, chiave di quadri. Ai. E qui abbiamo concluso la prima live sul secondo scenario di Resident Evil 2 Remake. Detto questo, vi ricordo di lasciare mi piace se vi è piaciuto il video e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Arrivederci.